We're going to be instituting tariffs. Trump ha deciso per i dazi commerciali. Quali saranno le ricadute per l'Italia e l'Europa? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Gozzi, presidente di Federacciai. Presidente, lei è preoccupato? Che cosa accadrà nel vecchio continente? L'Italia esporta negli Stati Uniti 500.000 tonnellate di acciaio l'anno per un fatturato che noi calcoliamo tra i 600 e i 700 milioni di dollari. È il 10% delle esportazioni europee negli Stati Uniti, che sono circa 5 milioni, che vedono la Germania con 1,3 milioni, l'Olanda con circa 700.000 tonnellate, noi terzi con 500.000. Quindi 500.000 tonnellate sono comunque una quantità significativa, e il fatturato è significativo soprattutto se concentrato ed è quello che stiamo controllando, perché solo questa mattina abbiamo avuto i codici dei vari prodotti coinvolti nella misura. Se concentrate su talune aziende, ci sono aziende che rischiano di perdere decine e decine di milioni di fatturato. La seconda grave conseguenza è rappresentata dal fatto che queste 5 milioni di tonnellate europee che non vanno più negli Stati Uniti rimangono in Europa e quindi appesantiscono il mercato interno europeo, con le conseguenze del caso. Terza conseguenza grave è che l'acciaio che viene in Europa, che non va più negli Stati Uniti, il non europeo, perché gli Stati Uniti importano circa 25 milioni di tonnellate l'anno, noi ce ne mettiamo 5, ma ci sono molti altri paesi che ce ne mettono 20 milioni di tonnellate. Dove va quell'acciaio lì? Rischia di nuovo di arrivare in Europa, che è il mercato più aperto. È per questo che noi abbiamo chiesto alla Commissione europea, che sembra d'accordo, delle misure di salvaguardia che tendano a proteggere l'acciaio europeo dalle ripercussioni indirette della misura americana. Si rischia dunque una guerra commerciale fra le due sponde dell'Atlantico. Se non si dovesse riuscire a trovare un accordo, ci potrebbero essere rappresaglie da parte europea nei confronti di prodotti americani? Allora, all'industria europea di avere dei dazi sulla Levis, sul Barbon e sull'Harley Davidson non ne fotte un cazzo, detta in termini con un francesismo. Mentre invece se Trump mette dazi sulle BMW, sulle Mercedes, sull'Alfa Romeo, eccetera, è un disastro per l'industria europea.